Mi chiamo Mese Maria e sono nata nell'isola di Cherso nel 1934. Io ero molto piccola quando sono andata via da Cherso. I miei genitori sono nati e vissuti sempre a Pola. Quest'area diventa austriaca nel 1797 dopo il Trattato di Campoforte. L'Austria la mantiene sotto la propria sovranità, salvo una brevissima parentesi napoleonica tra il 1803 e il 1815, di fatto la mantiene fino al 1918, quando l'Italia firma l'armistizio con l'Austria e il giorno dopo le truppe italiane entrano in Istria. I miei nonni sono vissuti gran parte della loro vita sotto l'impero austro-ungarico e ho sempre sentito dire che stavano bene. C'erano diverse comunità, italiane, croate e slovene, e la convivenza era pacifica e le scuole erano italiane e croate, però la lingua prevalente era l'italiano. E a casa dei miei nonni si parlava il dialetto istriano, che assomiglia molto al veneto. Questa cosa che l'Istria sia italiana, diciamo che l'Istria del ventennio fascista, sì, perché? Ventennio fascista, perché era il periodo che poi è molto fascista. Perché abbiamo vinto la guerra e l'abbiamo presa gli austriaci ed è diventata italiana. Poi abbiamo perso la guerra e è diventata italiana. Per cui non si può dire che quella penisola lì sia italiana. Era abitata da un sacco di italiani. Lì in pratica c'era la costa dove erano tutti italiani e parlavano italiano. All'interno parlavano slavo, croato, serbo, sloveno, parlavano. Ci sono cifre molto oscillanti tra di loro, tra un minimo di 200, un massimo di 200.000 e un massimo di 350.000 persone. Le stime più puntuali parlano di circa 300.000 persone, 250.000 delle quali, almeno 150.000 delle quali appartenenti alla componente italiana. Per dare dei valori percentuali, diciamo che partono dall'Istria fino alla Dalmazia, una percentuale che oscilla tra l'85 e il 90% dell'intera componente italiana. Dopo la Prima Guerra Mondiale, quando è arrivato il fascismo, hanno cercato di italianizzare tutto. Perfino i cognomi, i miei nonni che si chiamavano Opasic con la CH finale, diventarono Opassi. Quando è arrivata l'Italia, e invece ha imposto a tutti di essere italiani. Non dovevano cambiare il cognome, non potevi essere come si dice, natali del posto, sloveno, croato, non potevi accedere ai lavori nei cosi pubblici, per gli insegnanti, avrebbe dovuto cambiare tutto. E lì hanno cercato veramente di italianizzare, questo ha creato, diciamo così, rancore nei confronti degli italiani, perché si diceva no, qui è Italia e dovete diventare tutti italiani. Quello che poi ha fatto Tito. Tito poi ha detto questa è Jugoslavia e dovete diventare tutti jugoslavi. Perché forse è anche normale, però per esempio l'Austria non l'ha mai fatto. Il 25 luglio del 1943 ero in colonia in montagna a Pisino. Avevano preparato la recita per la fine della colonia. Eravamo in teatro e aspettavamo i gerarchi fascisti per lo spettacolo. Non sono mai arrivati, era caduto il fascismo. La foiba è una cavità carsica, è una cavità tipica dei terreni carsici dove la popolazione slovena e croata dell'entroterra Triestino e Giuliano era solita utilizzare ciò che non si utilizzava, era solita buttare, gettare ciò che non si utilizzava più, di cui era difficile disfarsi. Quindi la foiba, che deriva il suo nome dal termine latino fovea, diventa il simbolo della violenza che colpisce la popolazione italiana. Quindi ecco, noi dobbiamo parlare di stragi jugoslave che hanno nella foiba il loro simbolo. Chi è che finisce nelle foibe? Beh, qui finiscono nelle foibe soprattutto possidenti terrieri, proprietari terrieri, podestà, membri del Partito Nazionale Fascista, ma anche semplici cittadini, parlo di maestri comunali, di postini, insomma tutti coloro che più o meno potevano ricollegarsi ai simboli del regime fascista dello Stato italiano. Molte volte quando si parla di foibe si sente o si legge la fatidica frase uccisi solo perché italiani. Ebbene, qui credo che si debba codificare il termine. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che pur evocando uno scenario di pulizia etnica, questa espressione uccisi solo perché italiani non indica un piano preordinato di genocidio, ma indica qualcosa di più profondo.
che uccide chi voleva l'Italia, intesa come realtà politica, sociale e culturale. Quindi, passatemi il termine, il peccato che conduce alla morte non è quello di essere italiani, ma è quello di volere l'Italia. Nel 1943 mio zio Francesco, chiamato in famiglia Franz, fratello di mia madre, lavorava in un ufficio nelle miniere di carbone di Arsa, nell'interno dell'Istria, ed era tesserato del partito fascista. Sono arrivati i partigiani di Tito, hanno fatto un rastrellamento, ne hanno presi circa 80, li hanno fucilati e gettati nelle foibe. Poi sono arrivati di nuovo i fascisti e li hanno tirati fuori. Mia zia è stata convocata per il riconoscimento. Ecco, una cosa che è assolutamente da evidenziare è come per l'esodo giuliano dalmata non possa essere utilizzato il termine di migrazione volontaria, perché si tratta di un evento che ha alla sua base un forte carattere costrittivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante il governo jugoslavo non abbia mai emanato né leggi né disposizioni di tipo espulsivo da un punto di vista formale obbligando gli italiani a partire, è altrettanto vero il fatto che è proprio lo stesso governo jugoslavo, sono le stesse autorità jugoslave a rendersi in un certo senso responsabili di pressioni e violenze tali da mettere gli italiani di fronte a una scelta obbligata, cioè insomma la partenza era l'unica via, l'unica strada percorribile. Nel 1944, nel mese di agosto, mio fratello aveva 19 anni. Stava andando nei boschi con i suoi compagni, erano in 14, per unirsi alle truppe della Resistenza. Le SS li hanno presi e portati in Germania, nei campi di sterminio, come prigionieri politici. Non sono più ritornati. Nella mia famiglia, per cui non parlo di generazione, ma nella mia famiglia, i miei genitori sono austriaci, perché sono nati in Austria. Tre dei miei fratelli sono italiani perché sono nati in Italia, io e mio fratello gemello siamo jugoslavi perché siamo nati in Jugoslavia, nati tutti nello stesso posto. La mia famiglia e i miei nonni che non volevano lasciare la loro casa e i miei zii che dopo essere stati in guerra per 5 anni avevano deciso di restare a casa loro e così tante altre persone decisero di restare. Poi è arrivato il regime di Tito, un regime di polizia che si chiamava Osna ed una assoluta mancanza di libertà. Mio zio Armando lavorava a Pola in un giornale della città. Si è permesso di esprimere la sua opinione contraria alle direttive del partito, lo hanno prelevato in ufficio, lo hanno mandato per 2 anni in Bosnia, prigioniero senza processo e senza niente, è rimasto per 2 anni. E quando è tornato a casa non ha mai raccontato che cosa ha passato in quel periodo. Beh, innanzitutto c'è il ruolo giocato dalla paura, quindi cosa vuol dire? Il ruolo delle foibe, le violenze, ma unitamente anche alla forte capacità penetrativa del regime totalitario di Tito. Cioè fanno della paura la motivazione principale che spinge a partire, però non la sola. Unitamente alla paura ci sono tutta un'altra serie di elementi di natura economica, politica e sociale. Economica è importante il discorso del mutamento delle condizioni economiche avvenute dopo l'insediamento della Jugoslavia di Tito. L'esempio più lampante è quello della creazione delle cooperative che crea di fatto, mette in crisi un sistema agrario contadino che vedeva gli italiani proprietari terrieri, quindi di punto in bianco loro si trovano a non avere più nulla, anche perché poi viene abolita anche ovviamente la proprietà privata. E dovevi cambiare lingua, dovevi a cambiare cultura e diciamo che fra virgolette si vedeva che le cose erano molto dure, nel senso che i primi anni della gestione Tito sono stati parecchio pesanti, perché poi abbiamo imposto il comunismo nudo e crudo e basta, e allora dovevi lavorare, se non c'era praticamente giustizia dovevi star zitto, non è che dovevi parlare o protestare, requisito tutto, decidevano loro cosa fare, non fare, vendere, non vendere, tu eri in pratica uno che lavorava e poi loro ti davano un tot e basta. Alla fine si sono decisi a restituire in pratica le cose ai contadini e
a tutti, e hanno restituito anche tutta la roba a mio nonno. Per cui quando poi mio nonno è morto e loro hanno lasciato tranquillamente il discorso dell'eredità, noi siamo entrati e rientrati in possesso di tutte le cose che avevamo lasciato lì. Pare che negli accordi dopo la guerra fra l'Italia e la Jugoslavia, nei danni di guerra che tu devi pagare, l'Italia si sia accollata l'onere di pagare il risarcimento a questi qua. È una bella fregatura. Dove vanno gli esuli? Gli esuli arrivano fondamentalmente in Italia, anche se parte di essi sarà un copioso serbatoio per l'emigrazione transoceanica, quindi si dirigerà verso il nord del Sud America e il continente australiano. Molti, appunto, lo ripeto, vanno in Italia. C'è una, anche qui se vogliamo quantificare, c'è una statistica realizzata nel 1958, quindi quando il grosso delle partenze era finito, realizzato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliano e Dalmati, che parla appunto di, che stima nell'80% gli esuli che arrivano nelle regioni del nord Italia, nell'8% quelli del sud e nel restante 10% nelle regioni dell'Italia centrale. Siamo partiti nel 1949, siamo riusciti a spedire qualche piccolo mobile, letti, materassi e piccole cose indispensabili per la casa. Siamo stati accolti nel campo di smistamento di Udine. Il governo italiano cercava di sistemare le famiglie a seconda delle necessità. Io sono stata mandata in un collegio ad Arezzo e poi ci hanno spostato nel campo profughi di Novara, così tutti i ragazzi potevano stare in famiglia e frequentare la scuola esterna. Chi ci va in questi centri di raccolta profughi? Ovviamente i profughi Giuliano Dalmati, unitamente agli altri profughi, cioè quelli delle ex cronica italiane del Dodecaneso, quelli dell'Africa orientale, insieme ai sinistrati di guerra. Come si finisce nei centri? C'è, diciamo, il compimento di una trafila, direi, molto ben collaudata, cioè si arriva in Italia, spesso si fa come prima tappa quella ai centri di accoglienza di Ancona e di Venezia, oppure al Silos di Trieste, che era un vecchio deposito del grano proprio vicino al porto. Da qua si viene portati al centro di smistamento di Udine, appunto lo dice la parola stessa, da cui appunto i profughi venivano smistati nelle varie località. Cortona era un campo profughi un po' così, nel senso che era questa cosa militare, all'ingresso c'era la polizia, entrare e uscire gli adulti non avevano problemi, i piccolini non li facevano uscire, e quando arrivava della gente a trovarti doveva lasciare la carta d'identità, doveva comunque identificarsi e andare giù. Eravamo molto legati, c'era molta assistenza reciproca, nel senso, diciamo che era come un villaggio una volta, ad esempio anche a Valle, è un paesino piccolo, però in pratica i bambini venivano gestiti da uno o dall'altro, dal genitore, dal cugino. Cosa fa il governo italiano? Beh, il governo italiano decide di provvedere la loro assistenza sia materiale che alloggiativa creando i cosiddetti centri di raccolta profughi. I centri di raccolta profughi sono circa 109 strutture diffuse, direi, a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, tra l'altro tre erano in Piemonte, la caserma Passalacqua a Tortona, la caserma Perone a Novara e le casermette di Borgo San Paolo qui a Torino. Centri di raccolta profughi che sono di fatto appunto vecchie caserme abbandonate, ospedali dismessi, vecchi siti industriali, ma attenzione, anche campi di concentramento e prigionia. Le abitazioni erano in pratica uno stanzone grande. Se avevi fortuna ci stavi solo tu, ti davano delle corde e delle coperte. Coperte c'erano tantissime, ti facevi un sacco di stanze. Tiravi delle corde messe così, buttavi le coperte sopra ed era una stanza. Il problema era che questa stanza magari enorme, aveva una stufetta così. Abitanti di Tortona dicevano ai bambini: ah, se fai il cattivo non ti faccio mangiare dal lupo, non ti faccio mangiare dai profughi. In un certo senso i profughi non sono accolti bene da tutta la popolazione italiana. L'esempio più lampante è quello che avviene negli ambienti vicini al Partito Comunista Italiano, perché molte volte i profughi erano considerati dei fascisti da questa
da questa parte di popolazione italiana. Perché? Perché erano coloro che erano colpevoli, responsabili di fuggire dalla Jugoslavia di Tito, che agli occhi di molti militanti di allora rappresentava un po' una sorta di paradiso della classe operaia. Quindi in questo senso nasce, soprattutto in questi ambienti, lo stereotipo di strano quale fascista. Il ricordo del campo profughi di Novara non è un ricordo triste, al contrario, ognuno aveva il proprio posto e le proprie cose. C'era tanta allegria e speranza, si ballava e si cantava. Ci davano sussidio, l'assistenza sanitaria, c'era l'ambulatorio e la sala per la gioventù, per intrattenersi e studiare. C'era il direttore del campo e gli uffici. La vita era ordinata e tutti si trattavano con grande rispetto. Lo Stato italiano ha fatto molto per tutti i profughi che sono rientrati in Italia dopo la guerra e tutti quanti hanno lavorato, studiato e ricominciato. Ecco, un'altra cosa importante per l'assistenza avviene nel 1952, quando viene promulgata la cosiddetta legge Scelba, la legge 137, che obbliga in un certo senso le aziende ad assumere il 5% di manodopera di profughi. Mio padre, avendo lavorato sotto il governo fascista prima e durante la guerra, venne riassunto dal governo italiano e destinato alla manifattura tabacchi di Torino, perché mio fratello lavorava già alla Fiat e gli avevano assegnato un alloggio in Bianizza e così ricongiungevano le famiglie. Ed è così che siamo arrivati a Torino. Sono qui dal 1951, mi sono sposata ed è qui che sono nati i miei figli, cresciuti, laureati e sposati. Ho 6 nipoti. Pochi anni fa, siccome quel villaggio che c'è a Torino per i profughi, l'hanno fatto nel 54 e c'erano solo i profughi, poi piano piano l'ha presa in gestione l'ufficio case popolari, okay? E la dava a tutti quelli che avevano necessità. Un giorno una mia amica, ridendo e scherzando, dice: ma non devo andarti a casa, tu non sei profugo. Anche uno passa il tempo e poi finisce, scade la scadenza, no, uno è profugo. Chi ha abbandonato la propria terra, la propria casa, quello è profugo. Non sarò profugo quando, se torno lì e vivo lì. L'istituzione del giorno del ricordo, da come la vedo io, allora, è, seppur tardiva, un segno di risarcire le vittime delle foibe e dell'esodo, soprattutto ovviamente da un punto di vista morale. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ha avuto il merito di, ampliare la diffusione di queste tematiche al di là dei soli, della sola area giuliana o della sola area degli esuli. Dei miei parenti a Pola non c'è quasi più nessuno. Sono andata qualche volta a rivedere le nostre case e a portare un fiore ai nostri cari. A Cherso sono ritornata nel 2007 per la festa di Ferragosto, perché tutti gli anni il 15 d'agosto in cima al monte nella chiesetta di San Salvador celebrano la messa e arrivano i chersini anche dall'America e dall'Australia, emigrati nel 1950. L'isola di Cherso oggi fa parte della Croazia. Nel paese di Cherso c'è ancora qualche anziano che si ricorda dei miei genitori. Spero di tornare qualche volta.